volta la centralissima via Carlo Alberto si tinta di bianco. Grazie all'associazione Centro Storico, venerdì sera è infatti andata in scena l'edizione 2022 della Cena in Bianco. Un'occasione per riunire associazioni, famiglie, gruppi di amici e trascorrere una serata diversa dal solito. Una lunga serie di tavolate, ovviamente bianche, iniziata da piazza Vittorio Emanuele, si è conclusa al termine della strada, poco prima di piazza Primo Maggio. In piazza Riccioglio, spazio anche l'esibizione di ballo. Il trofeo per il tavolo più bello, a giudizio degli organizzatori, è andato a quello allestito da Chris e Lori. Alla festa non partecipano solo le tavolate, ma anche i balconi che si affacciano su via Carlo Alberto. Pertanto il miglior balcone è stato giudicato quello situato all'altezza del civico 45.